È una tecnica molto particolare e ha origini niente di meno persiane. E attraverso la conquista islamica arrivò in Spagna e dalla Spagna è arrivata fino in Italia nel 500. Il mio bisnonno la riscoprì insieme ad altri alla fine dell'Ottocento, esattamente nel 1873. E venne a Gualdo Tadino proprio perché qui trovava tutte le materie prime per comporre, per fare questi impasti segreti. Impasti segreti che sono stati tramandati nella mia famiglia di padre in figlio. I lustri oro e rubino di tradizione mastro-giorgesca vengono ottenuti secondo le tecniche di un tempo. Gli ingredienti segreti vanno ben macinati ed amalgamati con acqua e aceto, quindi vengono applicati con un pennello sottile sul manufatto ceramico già cotto e smaltato. I pezzi vengono poi infornati in un antico forno, detto muffola, a circa 620 gradi, dove subiscono una lenta cottura a legna, detta tempera o piccolo fuoco. Durante la cottura, alimentata da fasci di ginestra secca, con regolarità si tira fuori da un piccolo foro un frammento rettangolare di ceramica, detto provino. Quando il provino mostra i due lustri oro e rubino brillanti, lucidi e dalle sfumature simili a quelle che otteneva Mastro Giorgio da Gubbio, si interrompe la cottura e si lascia raffreddare il forno lentamente. A seguito di un vigoroso lavaggio con acqua calda e sapone, compaiono infine gli iridescenti colori oro e rubino di tradizione mastrogiorgesca, di cui è stato recentemente registrato il brevetto. Nella valle di San Savino, in senatura a sud-est delle rive del lago Trasimeno, fiorisce la canna palustre o cannina del lago, la cui lavorazione costituisce il settore più tipico dell'artigianato rurale lacustre. I fratelli Zopitelli hanno ricompattato la famiglia intorno alla produzione artigianale della canna, con macchinari già acquistati negli anni 50, quando il padre Enrico iniziò l'attività. Nella lavorazione della canna c'è stato un continuo adattamento. Le pacchine erano stuoie che si usavano per le serre, ma soprattutto nell'edilizia, per realizzare soffitti dopo averle trattate col gesso, seguendo l'antichissima tradizione della camorcanna, e per costruire le coperture per i palchi dei muratori. La canna deve essere mietuta in piena estate e fatta asciugare. Quindi viene passata in una prima macchina per ripulirla dalle foglie, in una seconda per tagliarla e in una terza per legarla. Le macchine che usa Zopitelli sono italiane e tedesche, con varianti predisposte da lui stesso. La macchina tedesca costringe a un movimento continuo, per cui non si può reggere il ritmo per più di 2 o 3 ore. Quella italiana permette una legatura più stabile e un ritmo di lavorazione controllabile dall'operatore, che deve inserire le cannine alternativamente da capo e da piedi perché la stuoia non risulti un ventaglio. Le stuoie realizzate si usano per creare ombrelloni multiuso, resistenti al vento e in grado di proteggere derrate alimentari, ma anche singolari e robusti dondoli in legno di castagno. Thank you.
Ulderico Pettorossi nasce in una famiglia di artigiani e artisti. Maestro d'arte, diplomatosi nel 1987, appassionato di antichità e archeologia, si specializza nella lavorazione dei metalli preziosi. Attratto dalla cultura etrusca e dall'incomparabile loro oreficeria, ne riscopre la straordinaria tecnica, specializzandosi nella granulazione, in seguito a un magico incontro di studio nell'area dell'Etruria meridionale. Nel 1991 apre dunque il suo laboratorio bottega dedicato proprio agli Etruschi. La granulazione consiste di tre fasi: la fabbricazione dei granuli d'oro da 1 a 7 decimi di millimetro, l'applicazione degli stessi sulla lamina e la stesura a pennello del liquido collante dalla trasparenza verdastra, infine la saldatura in forno a circa 900 gradi. Pettorossi fabbrica gli attrezzi con cui lavora e prepara da solo le sostanze saldanti di origine naturale. Lavora i suoi gioielli, oltre che con la granulazione, anche con altre tecniche etrusche, realizzando svariati elementi decorativi come la striscia ad esse riscoperta dal giovane orafo, ma anche la filigrana a notte, con fili vuoti, fili a rocchetto o filo perlinato. La produzione viene realizzata completamente a mano, in oro a 22 carati, secondo due tipologie. La prima, mirata a creare gioielli, interpretando in maniera personale lo stile etrusco, dunque progettati e decorati con ornamentazioni innovative. La seconda, destinata prevalentemente al merchandising museale, realizzando copie identiche all'originale etrusco, secondo tecniche, stile e materie perfettamente conformi a quelle che gli Etruschi realizzavano tra il IX e il IV secolo a.C. Orecchini a disco, bracciali, collane con ciondoli e preziose fibule, tutti copie di modelli originali. La lavorazione del legno in Umbria predomina nell'artigianato rurale domestico e ancor più in quello urbano dal 200 ad oggi. Organizzati in corporazioni, gli artigiani lavorano diverse tipologie di legname, selezionate in base alla corrispondenza tra le qualità intrinseche della materia e il prodotto che si voleva ottenere. Vezio Alunni da Piccione, come ama farsi chiamare, in memoria agli antichi maestri, nasce nel 1933. Nel 1954 apre un laboratorio di ebanisteria al Piccione. Nei 20 anni che seguono gira per lavoro tutta Europa. Le sue opere sono conosciute e richieste in Francia e Germania, oltre che in Italia, soprattutto in Veneto. Il segreto del suo successo sta forse nel fatto che Alunni sa bene che il mobile non si fa soltanto con la scuola, la precisione e l'abilità tecnica, ma con la passione per quella materia, il legno, così calda e malleabile, e per la costruzione della bellezza. L'intarsio, o tarsia, è fiorita straordinariamente tra 4 e 500, in quanto luogo privilegiato del linguaggio prospettico, forma espressiva tipica dell'epoca. Alunni realizza mobili in massello di noce, mogano, olivo, ebano, con lastronatura negli stessi legni e in altri ugualmente pregiati, come palissandro indiano, ebano africano, bois de rose, e radiche preziose come quelle di noce, olivo, olmo, acero e tuia. Tarsie e parti lastronate vengono rifinite da Alunni con una speciale lucidatura a mano ad olio, come era in uso nel 500, che fa risaltare le venature, talvolta anche con sola cera o gomma lacca, ingrediente più moderno. Comunque la sua ricetta rimane segreta, come segreti sono i suoi percorsi alla ricerca di legni locali, olivo, noce, albanello, un tempo molto più utilizzato nell'ebanisteria umbra, per dare colore alle tarsie che si possono realizzare anche in bosso, acero ed ebano. Nella storia professionale di Bruno Bacoccoli, ebanista intagliatore e intarsiatore di Perugia, si combinano l'attitudine propria e l'incontro fortuito con l'arte, che nel suo caso è quella antica, 5-600esca del legno. Allievo negli anni 50 del grande Alfredo Brunori, nel 1967 ne rileva, insieme a tre soci, l'attività, che chiude nel 1995,
Oggi Bacoccoli disegna e realizza pezzi storici, soprattutto ad intaglio, e si dedica a formare nuovi artigiani, tra cui due donne. L'intaglio è una tecnica in cui si toglie materia dal legno prescelto, che deve essere tutto un blocco, sulla base di un disegno con l'ausilio dello scalpello. Fondamentale la selezione del legno. Un preciso modello da realizzare può prevedere l'uso di anche 20 tipologie differenti di legno, scelti in base al colore, al tipo di venatura e di motivi emergenti sulla superficie delle sezioni del legno. Altrettanto fondamentale l'abilità dell'artigiano nel disegnare la metà del modello, doppiarlo specularmente e riportarlo prima su di un cartone e poi sul legno. Infine si trafora il legno nel caso in cui il disegno preveda vuoti e si cominciano a cavare i fondi con le sgorbie, a varie riprese, prima grossolanamente per vedere come funziona, quindi più a fondo nel modellato, conseguente ripulitura generale e ritocco dei particolari.